Ben ritrovati a tutti da The World 125, ben ritrovati su Europa Universalis 4. Allora, continuiamo la nostra guerra contro l'Ucraina. Ok, abbiamo vinto l'assedio della Rutenania. Dov'è? Qua. Proseguiamo. Proseguiamo e mettiamo sotto assedio tutte queste terre. Ok, finalmente. Ok. Addirittura la Crimea sta invadendo qua, che cacchio stanno facendo? La Francia ha invaso la Boemia, per nostra somma felicità. Ok. Tu, Select Army, continua ad assediare. Voglio avere uno sbocco sul mar, sui mari del nord. Ok, l'altro assedio è finito, vai a Tuvok. Ok. Tu, Select Army, continua a marciare. Abbiamo guadagnato un caos belli. Assedio di Volina è finito. Kursk potremmo andare. Vai qui. Voglio circondare queste terre. Abbiamo Congo, vai a creare Congo. Oh. Sono i tuoi nobili, i belli polacchi che si. Che abbiamo completato questo. Adesso dobbiamo aspettare che la Francia. Che la Francia la pianti nella sua guerra. La Francia è stufato, vattene. Ok. Tutto quello che vogliamo è sotto il nostro controllo. Se andiamo a battere questi. Sul generale da 3 che mi fa paura. Quanta roba, quanta roba, quanta roba. Ok. Dove, scusa? Non ho capito dove siamo stati attaccati, ma fa lo stesso. C'è un sacco di ribelli in Polonia. Danzica. Danzing. Su via, dai, diamoci una mossa, vai a completare sta guerra perché non ne posso più già. Turov è finito. Torna a casa, anzi. No, sì, tanto gli altri assedi. Andiamo da questo. Ricordandoci che queste due unità fanno parte di questo esercito qua. Oh no, no, è finita la guerra. Oh, veloce. All'invasione. È stata creata la Silesia. Ah, vedo che la Boemia è stata smembrata già. Questo è stato dato al Brandeburgo. Lipsia. Lipsia è qui da sola, isolata. Molto bene, noi approfondiremo questo campo di smembramento della Boemia. Hai fatto la furba Boemia, adesso ne paghi le conseguenze. Che abbiamo convertito altra gente, mandiamolo qua. Dovremmo riuscire a intercettarli. Perfetto, intercettati. Select Army. Prosegui in Moravia, mentre tu prosegui nell'Ostmarch. Questo all'improvviso era un livello 2, è diventato un livello 3, vabbè. Ok, abbiamo finito questa sedia. No, son andati in Russia, godo, godo. Abbiamo finito questo assedio, le cui truppe sono di questi altri due, quindi vai qua. Ok, tu Select Army, poni sotto assedio questo.
Castello di Lublino è finito. Quindi proseguite tutti e due verso di qua. Allora. Castello di Belz è finito. Dov'è Belz? Ok, quindi questo esercito lo riuniamo e lo mandiamo contro i boemi, che non possiamo. Qui poi. No, beh, allora tornatene a casa e non rompere le palle. Perché là ci sono i russi. Noi ci prendiamo tipo queste terre, facciamo così. Così. Le altre le regaliamo tipo, non so, ai lituani, a qualcuno. It's a good trade, molto bene. Abbiamo una missione. Sì, vabbè, la facciamo dopo la missione. Oh, 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 oh. No, ho sbagliato, marcia forzata. Aiuta! Muori, coglione. Anche se erano i nostri amici. Vabbè, chi se ne frega. Ok, stiamo anche assediando tutto il resto del regno, velocizziamo un po'. Direi che abbiamo smembrato Boemia e Ucraina. Direi proprio che non c'è trippa per gatti. Esigo Cracovia perché voglio avere un casus belli. Basta che prendo Scheps qua. Perfetto, più soldini anche per noi. No, mi dispiace, non possiamo chiedervi la pace. Ah, qui c'abbiamo un esercito che non fa nulla, vai. Non possiamo darvi la pace, mi dispiace perché vogliamo anche la Boemia. Ok, l'Ucraina è fatta. Investi. Ah, la Russia. Ok, perfetto. La Russia cosa si è presa? Si è presa queste terre qua. Pensavo potesse prendersi anche di più in teoria. Va bene. Vai. Pur come poi cerca di migliorare la situazione, si spende un po' di soldi, non ci interessa. Tu vai qua. Ok, perfetto. Possiamo nazionalizzare qualcosa? Sì, questa. Perché Mogadiscio non possiamo? Andiamo a Mogadiscio. Ah, perché stiamo facendo la compagnia di commercio, ok. Sì, vabbè, vi sentite fieri proprio. Select Army, assedia, vai, anzi, tu vai e tu resti. Bratislava, ribelli. Come si permettono? Tu, Select Army, vai qui a Bratislava a cacciarli. Ok, Siege Ostrom è finito, Moravia è finito. Penso che questi fossero tutti di loro. Eh sì, più o meno penso di sì. Non convertiamo nulla perché voglio prima nazionalizzare più che posso. Scheps anche finita. Abbiamo vinto Bratislava. Torniamo indietro. Allora, Boemia, parliamo io e te. Dobbiamo parlare. Sì, rilasci l'Ungheria? No, perché questa la voglio io. Poi questo lo dai alla Sassonia, questo lo dai alla. Porca miseria. No, 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 no. Stavamo facendo la pace con te. Quindi, puliscimi l'offerta per piacere. Allora. Questo lo vogliamo noi perché voglio un casus belli contro questi. Poi.
Non ci interessa che non li trattati. Vassallo non lo puoi diventare. Allora, questo lo dai alla Polonia, questo lo dai alla Sassonia. Rilasci l'Ungheria. Abbiamo 71, ci dai, soldini non ne hai. Cos'altro ti possiamo fare? Ci dai l'Osmarch e la Moravia. Non ce lo dai tutte e due, ci dai solo l'Osmarch. È perfetto così. Boemia, è stato un piacere. Fine. Fine dei giochi, Boemia. GG, well play. Boemia, Boemia, Boemia. Manage. Minchia. Costa 286 solo questa. Vai qua, per carità di Dio. Voi andate nell'Ostmarch. Dobbiamo anche aumentare la stabilità prima o poi. Ok, tu vai a Cracovia, che ci serve. Silesia non sono perfetta, non sono fedele alla nuova fede. Cosa devo tu? Vabbè, voi verrete schiacciati. Voi verrete schiacciati dalla vera fede. La Boemia. Oh, come si è ristretta la Boemia. Tu non hai nulla. Però mi sa che la siamo in pace con la Silesia. No, non siamo in pace con la Silesia. Quindi direi di passare immediatamente da una guerra a un'altra. Tu, Silesia, con chi sei alleata? Con nessuno. Declare war. Clare, perfetto. Questo coso del Clare, della. Della, come si chiama? Del casus belli per religioso ci sta fruttando non so quanti diamine di vantaggi. Ok. Select army, vai. No, ho sbagliato. Infatti devi togliere la marcia. Sbagliato! Cracovia è finito, ok. Ucraina. Vediamo se io e te possiamo parlare. Cracovia, questo. Questo. Siamo già 80. Con nuova estensione del più 40. No, con nuova estensione del 74%. Ci dai ancora questi Brest. Quindi aspettiamo ancora un attimo. Tu assedia questa. Ok. Molto bene, molto bene. Currenter, Gian Galeazzo, Gain Temple in Dog. No! Gian Galeazzo, facciamo questa. Massimiliano. Adesso cosa è successo? Abbiamo. Fammi vedere il mio cazzo di paese. Abbiamo Air Ferdinando. Weak. Sam di. Vabbè, quanto che mantenga il nome. Questo speriamo che non muoia adesso, Giovanni Maria. Perché abbiamo bisogno che tu resista ancora un po' finché il pupo non cresce un po', se no abbiamo un go, non potremo dichiarare guerra a nessuno per un bel po' di anni. Languatte in Tunisia, se non mi sbaglio. Poi non mi interessa Ucraina, aspetta un attimo. Abbiamo bisogno che voi andiate qua perché non ce la fanno solo queste truppe a batterle. Ok, la Lungheria, uff. Ungheria sarà la nostra prossima vittima. Oh, dai, su qui, Girondino, Grondo e Brest, su. Ok, Grondo è caduta. Molto bene. E qua, vai.
Neanche i polacchi se la passano davvero male. Direi che i polacchi se la passano davvero male male. Sì, tutto è una cosa delle rivolte, non si sa mai. Cos'è sta riga di Svezia? Dai, su, veloci, con questi due assedi di merda. Vabbè, Lancaster ci pensiamo dopo. Poi dobbiamo anche conquistare gli ultimi territori di India. Quanto cacchio di potere amministrativo abbiamo bisogno? Comandare in India, sì. Sofia non è in India, però. Porca puttana. Ok, Ratibor è già cascata. Tu. Vai qui. Ok, adesso tu vai qua e fai cascare quella. Ok, quella l'abbiamo già vinta. No, vai via. Voglio ancora queste due. Ok, perfetto. Possiamo chiederti la pace adesso. C'è questa e questa. Uff. Perfetto. Ci dai anche un po' di soldi. Se io tolgo questa ci dai altri soldi? No, la fottiti. Olè, 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 olè. Allora, tu stai qua perché devi sedere le rivolte che scoppieranno in sti. Andiamo a vedere. Uff. Qua è proprio situazione brutta, brutta, brutta. Mecora, vediamo i costi. 134, 236, 393. Va bene, ok, dai. Iniziamo da qua. 47, ok. 35, ok. 63, va bene. Ok, aspettiamo un po'. Sono tutti i territori che costano un botto da nazionalizzare. Direi di fare una bella cosa però. Arch Trattment. No, dov'è qua? Ok, allora Cracovia sicuramente. Schweppes, vai. Qua con no, lì stiamo nazionalizzando già qui a Lublino. Qui facciamo. Direi per adesso basta. Ok, conclude questa guerra qui, sta concludendosi. Butana dov'è Butana? Figli di putana. Lublino, tutti che si ribellano adesso. Rallentiamo un attimo. Tu vai qua e seda sta rivolta. Lublino 4.000 uomini. Abbiamo bisogno di un generale qua. No leader disponibili. Giovanni Maria di Savoia. Devi attaccare. Sperando che non siano tanto forti. Ah, abbiamo finito la guerra contro questi. No. Full annexation, send demand. Ok, fine. Fine. Quanto costate voi per curiosità dannette? Vabbè, voi neanche più di tanto, vai. Vediamo se vinciamo questa guerra. Sì, la vinciamo proprio in malo modo. Dovete morire. I guadagni. Madonna, se guadagniamo tanto adesso, 148. Ok, abbiamo un esercito qui per sedare queste rivolte, uno qua per sedarle qua, uno in... Ok, perfetto, siamo abbastanza ben coperti. Vediamo la situazione, madonna, qui è grave la situazione qua. Forse è meglio che tu vada qua. Ok, direi che per questo episodio è tutto, battiamo sti ribelli di merda. Su. Sì, ciao. Allora! Io volevo... Oh, vinto. Ciao. Ok, abbiamo battuto anche questi ribelletti molto simpaticini. Abbiamo un bel po' di territori da nazionalizzare. Quindi direi che per un po' di anni di guerre abbiamo un'overestensione del 50... 156%.
costano tutti anche parecchi soldini da nazionalizzare. Quindi direi di fare un po' di tregua tra le guerre in questo momento. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto a tutti, ciao ciao!